Ciao ragazze, da me e dalla mia cagnolina Ginger, che qua che dorme, questa pigrona qua che ha sempre sonno. Oggi parliamo di una cosa importantissima, per me una delle più importanti. Ieri nel training che abbiamo fatto, ieri abbiamo fatto un training ad alcune estetiste, noi facciamo dei corsi e li teniamo appunto per l'estetica. È emerso un problema. Si parlava di protocolli tecnici. I protocolli tecnici sono quelli che a volte si chiamano pacchetti, no? Quella serie di trattamenti che servono a togliere gli inestetismi a una cliente. Ebbene, è emerso che molto spesso si vendono alle clienti finali dei programmi estetici non personalizzati, già prestampati e precompilati. Vuoi per colpa a volte delle aziende cosmetiche che li fanno e li danno alle estetiste? A Ginger si agita. E quindi l'estetista non fa altro che presupporre che vadano bene per quella cliente e non si pone neanche il problema di personalizzarlo. Vuoi perché l'estetista per comodità ne prepara di già fatti con delle promozioni, con delle scontistiche e semplicemente li vende. Ecco, io oggi voglio dirvi di fare molta attenzione a questa cosa, perché ovviamente non va bene, perché non c'è solo da considerare l'inestetismo quando si fa un protocollo estetico ad una cliente. Se voi andate dall'estetista e le dite io voglio togliere la cellulite, quell'estetista non dovrà solo prendere il protocollo anticellulite e girarvelo, ma dovrà considerare anche il vostro stile di vita. Che cosa significa? Non la dieta, quello che mangiate, ma spendere veramente mezz'ora, 40 minuti di domande, perché le cose che deve sapere un estetista prima di progettare il minutaggio di ogni step di lavoro, scegliere un'apparecchiatura piuttosto che un'altra, guardare le controindicazioni, sono tantissime. Si parla di farmaci che assumete, si parla di quante gravidanze avete avuto, di quanta acqua bevete, il tipo di lavoro che fate, che tipo di sport fate, non solo se lo fate o meno, ma anche quale, se andate a correre è importante, se andate a nuotare già mi cambia, per esempio. Quindi vedete quante cose, potrei andare avanti un'altra mezz'ora. Quindi questi sono tutti aspetti da considerare e abbiamo riscontrato che a volte alcune estetiste non rispettano questi, diciamo, punti fondamentali, ma hanno questi pacchetti già preconfezionati. Poi cosa accade? Che dopo aver speso i nostri soldini, aver investito anche la fiducia, no? Andiamo dalla nostra estetista dopo 10 sedute o 15 a lamentarci perché in effetti non abbiamo visto il risultato che lei ci aveva promesso o che noi avevamo pensato di ottenere. Questo è il problema. E perché si rischia questo? Perché un protocollo estetico basato solo sull'inestetismo è basato quasi sul nulla, perché una persona e un'altra con lo stesso inestetismo ma con stili di vita differenti hanno bisogno di cose quasi opposte. Quindi si rischia di depotenziare o quasi annullare completamente i risultati di un protocollo estetico. In più si rischia anche di fare dei danni, perché se io non so che non posso lavorarti con un determinato tipo di macchinario o non, tu non mi dici che hai avuto un problema di salute grave e quindi io per 2 anni magari non posso trattarti, io devo saperlo perché evito proprio delle controindicazioni molto gravi. Quindi cosa fare? Prima di tutto capire cosa si vuole ottenere. Ci sono delle promozioni che voi potete acquistare che hanno una forma, per così dire, promozionale più che altro e che prevedono magari poche sedute e quindi un risultato più basso, con una scontistica e quindi non si pretende che in quel caso il protocollo sia iper personalizzato, tipo vestitino su misura. Ma quando si tratta invece di protocolli estetici di 20, 15, 30 sedute, dove comunque anche la cifra è importante e dove le aspettative sono parecchio alte, in quel caso bisogna fare molta attenzione che sia il più personalizzato possibile. Addirittura noi insegniamo a protocollare i trattamenti davanti in un modo, dietro in un altro, quindi ci sono un sacco di aspetti da considerare. Diciamo che se trovate l'estetista che più ve lo personalizza, ragazze, meglio è. Più domande vi fa, più si interessa a voi, più cose vi chiede, ecco, più probabilmente quella professionista è seria e vuole andare in fondo, vuole ricercare la causa del vostro inestetismo e quindi merita ovviamente la vostra fiducia.